Direi saluto gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con quanto avvenuto questa mattina a Napoli, perché un boato verso le 7 in data odierna si è sentito in modo distinto nelle adiacenze dell'ospedale del mare di Ponticelli, da poco inaugurato come Covid Center, che è stato evacuato per precauzione, anche per poter consentire ai vigili del fuoco di effettuare quelle che sono appunto le opportune verifiche. L'ipotesi più accreditata è un cedimento strutturale, anche se dalle prime immagini si sospettava di una deflagrazione per un guasto alle condutture di ossigeno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del capoluogo. Al momento non si segnalano feriti. Le immagini sono decisamente impressionanti. La voragine è grande oltre 2000 metri quadrati ed è profonda 20 metri. Vi agevoliamo la visione con alcune diapositive dei vigili del fuoco. Cambiamo argomento, la notizia era nell'aria, poi è arrivata anche la conferma grazie alle indagini. Alcune dosi del vaccino contro il coronavirus avanzate a fine giornata sono state somministrate ai parenti degli operatori sanitari che martedì sera erano di turno presso il centro unico vaccinale di Baggiovara in provincia di Modena, dopo che gli stessi avevano cercato di contrattare professionisti della sanità che ne avrebbero avuto il diritto a ricostruire l'episodio che l'ASL locale definisce comunque un grave errore, annunciando che aprirà appunto un'istruttoria sul merito. Al momento soltanto accertamenti preliminari dei NAS di Parma che sono stati effettuati per cercare quanto più possibile di ricostruire con meticolosa precisione tutti i fatti. Sembra comunque che le dosi avanzate fossero destinate ad essere cestinate, se non utilizzate, entro l'arco di quella giornata, secondo la ricostruzione dell'accaduto. Per questo gli operatori, diciamo a loro difesa, hanno deciso di destinarle ai congiunti proprio perché non erano riusciti, come si diceva, a mettersi in contatto con altri operatori sanitari. Ora un fatto di cronaca: una donna di 37 anni, Anna Foglia Manzillo, è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in una galleria di Agerola. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni dell'episodio, la ciclista sarebbe stata investita da un veicolo il cui conducente non si è neppure fermato a prestarle i dovuti soccorsi e dopo l'impatto ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, che non faceva mistero della sua grande passione per le due ruote, lascia due figli. C'è grande sconcerto a Bosco Reale, in provincia di Napoli, proprio per il suo decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio, soprattutto dai compagni di squadra con cui la donna era tesserata, la B-Bike Cycling Team. Un amico ha postato sul noto social network Facebook una foto che lo ritrae insieme con la donna ed altri atleti. «Voglio ricordarti così», si legge nel post. «Simpatica, gentile, ma soprattutto in sella alla tua amata bicicletta, ed è grazie alla bicicletta che ho avuto il piacere di conoscerti ed averti come amica nel nostro team». Si aspetta soltanto l'autopsia che andrà a chiarire quelle che sono le cause del decesso, e intanto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che hanno ascoltato alcune persone appunto informate sui fatti. Un futile diverbio per una mascherina abbassata ha fatto scaldare gli animi davanti la sede della Regione Campania a Napoli, dove si sono incontrati dei piccoli gruppi di genitori, alcuni favorevoli al prosieguo della didattica a distanza, altri invece
che erano e sono nettamente contrari. Tutto è iniziato dopo uno scambio di vedute, come è anche comprensibile visto i principi differenti sul rientro in presenza presso gli istituti scolastici. Sono stato aggredito perché ho espresso un parere a una persona senza mascherina e non ho alzato un dito. Tra coloro che non sono favorevoli alla didattica a distanza ci sono i no mask, i negazionisti e sono agguerriti e violenti. Ne parla Ferdinando Picciccio, amministratore del gruppo Tuteliamo i nostri figli in Campania, che è favorevole alla didattica a distanza, che conta oltre 26.000 iscritti e che oggi appunto davanti alla sede della regione ha ricevuto un ombrello in testa in occasione appunto del presidio di coloro che invece sono contrari alla didattica a distanza. La didattica a distanza è un'opportunità che ci consente di vedere i nostri figli che studiano e che hanno un'adeguata istruzione. Mi domando perché in questo momento dovremmo chiudere i nostri figli nelle aule, esponendoli al rischio di contagio, quando invece altri luoghi come i cinema e i teatri sono chiusi. Crediamo, aggiunge, che sia indispensabile tutelare prima di tutto la salute, perché noi abbiamo visto morire i nostri cari e soffrire i nostri amici adesso. Ha continuato Picciccio, è fondamentale essere prudenti e la didattica a distanza è il giusto compromesso. Nella stessa manifestazione c'erano anche alcuni studenti delle scuole superiori che però chiedevano un ritorno in classe, ma soltanto in completa sicurezza. Ci spostiamo ora a Caserta, l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico in terra di lavoro. Nell'ultimo bollettino, come potete vedere anche dalle immagini, si registrano 154 nuovi positivi con 147 guariti e 8 deceduti. Il numero di tamponi processati è stato di 1.868 per un tasso di positività dell'8,2%. La città che fa registrare il maggior numero di positivi in terra di lavoro e Maddaloni con 246, seguita da Caserta con 227 e da Aversa con 203. Restiamo in provincia perché nella notte, intorno alle 4, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, in particolar modo il distaccamento di Aversa, è intervenuta in corso Umberto I, angolo di via Giovanni Buonanno, allertati dai residenti per il crollo di una palazzina. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno accertato che c'era stato un parziale crollo di un vecchio edificio che aveva invaso anche la strada adiacente. Per fortuna non ci sono persone coinvolte, dal momento che il palazzo era disabitato e non c'erano persone che transitavano in quel frangente. I vigili del fuoco hanno comunque proseguito il loro intervento, effettuando tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza appunto dell'area di Gricignano, coinvolta appunto nell'episodio. Chiudiamo con il calcio. Il rapporto tra il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso e il patrono Aurelio De Laurentiis resta comunque ottimo, nonostante gli ultimi risultati che sono particolarmente altalenanti, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare. Lo spogliatoio ha comunque dovuto affrontare quelli che sono i toni particolarmente accesi dell'allenatore calabrese a Castel Volturno, che ha iniziato il consueto confronto post-gara con la squadra, porgendo appunto ai propri giocatori due domande. La prima, il nervosismo che è emerso in maniera abbastanza palese nell'incontro contro i Liguri e l'ansia dopo quello che è stato il gol di pareggio di Petagna. Non c'è stata risposta dai giocatori e Gattuso è stato particolarmente diretto, affermando che non è possibile spegnersi nemmeno per 5 minuti in una sfida di Serie A, cosa che il Napoli ha fatto invece con la compagine avversaria, rimanendo alla fine praticamente a bocca asciutta con oltre 20 tiri nello specchio, e sono stati poi gli avversari a portare a casa i 3 punti. Infine, un ultimo richiamo: non facciamoci prendere dallo sconforto, ha concluso Gattuso, mettiamoci al lavoro e pensiamo con energia alla gara con l'Udinese e insistiamo su quelle che sono le cose che invece abbiamo fatto nel modo corretto. Con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il Prima TG delle ore 21. Da parte mia, grazie per averci seguito. A tutti voi, arrivederci.